Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Io sono Luigi Melacarne e oggi ti parlo di acconto IVA di dicembre, come calcolarlo e chi lo deve versare. Il 27 di dicembre di ogni anno scade il termine per il versamento dell'acconto IVA. Con questo video cerco di spiegarti come fare a calcolarlo, come evitare di pagare di più di quello che dovresti pagare realmente, evitando anche, ovviamente, di pagare delle sanzioni che non sono dovute. Purtroppo il mese di dicembre, anche se per molte persone è un mese di festa perché siamo vicini a Natale, devo purtroppo ricordarti che nel mese di dicembre scade il versamento dell'IVA per la maggior parte dei titolari di partita IVA. Inizio subito a dirti che uno dei metodi di calcolo per l'acconto IVA riguarda la liquidazione al 20. Si chiama proprio così, liquidazione al 20. Più avanti nel video ti spiegherò come si calcola insieme agli altri metodi di calcolo. Quello della liquidazione al 20 è quello più sicuro e forse anche quello che ti farà risparmiare più soldi con il versamento. Per fare questo conteggio bisogna fare molta attenzione alla liquidazione dell'IVA conteggiando tutte le fatture di acquisto che sono arrivate fino alla data del 20 di dicembre. Più avanti nel video, come ti ho già detto, capirai perché. Come funziona il calcolo dell'acconto IVA? Per calcolare l'importo dell'IVA da versare in acconto, è possibile scegliere quale metodo usare a seconda di quello che risulta più comodo al titolare di partita IVA. Infatti, anche se ci sono vari metodi di calcolo, questo non vuol dire che tutti quanti siano più adatti a ognuno di voi. I metodi di calcolo sono tre e ora te li spiego. Primo metodo. Il versamento è dell'88% dell'importo dell'IVA della liquidazione IVA relativa all'ultimo trimestre o mese dell'anno precedente. Giusto per capirci, tutti i titolari di partita IVA con liquidazione trimestrale devono considerare la liquidazione IVA del quarto trimestre dell'anno scorso, andando semplicemente a vedere la dichiarazione IVA, e cioè il rigo VL38 meno VL36 più VH13 moltiplicato per 88%. Invece tutti i titolari di partita IVA con la liquidazione IVA mensile dovranno prendere a riferimento la liquidazione dell'IVA del mese di dicembre dell'anno precedente della dichiarazione IVA, andando a guardare ovviamente il rigo VH12 moltiplicato per 88%. Attenzione però, perché anche se è vero che questo metodo di calcolo è il più semplice, utilizzare questo sistema è conveniente quando si prevede una liquidazione dell'IVA dell'anno in corso, quindi di quest'anno, molto superiore rispetto a quella dell'anno precedente. Il secondo metodo si chiama previsionale. Il versamento dell'IVA, dell'acconto dell'IVA, corrisponde all'88% di quanto si prevede di dover versare con l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso. Bisogna quindi fare una liquidazione IVA di prova del quarto trimestre dell'anno in corso, se si è ovviamente trimestrali, oppure calcolare l'IVA al mese di dicembre se si è mensili.
tenendo conto di tutte le fatture di acquisto e di vendita che si presume arriveranno dai fornitori o che si faranno ai clienti. Io consiglio questo sistema di calcolo solo quando si ha la certezza che le fatture di acquisto e quelle di vendita siano corrette, proprio per evitare poi di prendersi delle multe per aver calcolato male il versamento dell'acconto. Il terzo e ultimo metodo si chiama metodo analitico. Il versamento, infatti, dell'acconto corrisponde al 100% dell'importo che viene calcolato con la liquidazione dell'IVA al 20 di dicembre dell'anno in corso. Questo sistema di calcolo è sicuramente quello più preciso e alle volte è anche quello più conveniente rispetto agli altri metodi che ti ho appena elencato. Per fare il calcolo della liquidazione al 20 di dicembre basta considerare tutte le fatture di acquisto e di vendita che sono state registrate in contabilità dal 1 al 20 di dicembre per i contribuenti che hanno la liquidazione dell'IVA mensile, oppure tutte le fatture di acquisto e di vendita che sono registrate in contabilità dal 1 di ottobre al 20 di dicembre per i contribuenti che sono con il calcolo dell'IVA trimestrale. Ora vediamo più in dettaglio chi deve versare l'acconto dell'IVA. In linea generale devono versare l'acconto dell'IVA tutti i titolari di partita IVA. Poi ovviamente ci sono dei soggetti che sono esclusi, cioè che non devono versare niente, e sono tutti quelli che sono in un regime fiscale agevolato, come per esempio il regime dei minimi o il regime forfettario, chi applica il regime di esonero per i produttori agricoli, chi ha fatto esclusivamente operazioni non imponibili o esenti dall'IVA, oppure operazioni con lo split payment, pagamento verso enti statali, o che hanno un'attività di intrattenimento. Chi prevede di chiudere la contabilità dell'IVA con un credito? Tutti quelli che hanno chiuso l'attività nel corso dell'anno ed entro il 30 di novembre se sono mensili, o entro il 30 di settembre se sono trimestrali, oppure se hanno iniziato l'attività durante l'anno in corso. Chi era a credito di IVA oppure aveva un credito IVA nell'anno scorso? Per questo basta solo guardare un attimo la dichiarazione dell'IVA stata fatta durante l'anno in corso, cioè quella inviata telematicamente quest'anno ma che riguarda l'anno scorso. Chi ha calcolato l'acconto IVA e dal calcolo è risultato che non deve versare, cioè che deve versare meno di 103 euro. Quindi tutti questi soggetti non devono versare l'acconto IVA. Tutti quelli che erano nel regime forfettario o nel regime dei minimi l'anno scorso e hanno cambiato regime fiscale durante quest'anno passando a quello ordinario o quello semplificato. Tutti quelli che hanno esercitato l'attività di spettacolo e giochi in regime speciale. Quale codice devi usare per fare il versamento dell'acconto? Ovviamente non sono qui in questo video a ripetertelo sempre, ma come già sai, per versare le tasse si usa un modello che si chiama F24, sia cartaceo che telematico. I codici che dovrai usare per fare il versamento sono uno di questi due: 6013-6013 se la tua contabilità è con liquidazione IVA mensile, 6035, quindi 6035 se la tua contabilità è con la liquidazione IVA trimestrale. Ti ricordo solo una cosa:
solo ed esclusivamente per il versamento dell'acconto IVA di dicembre non devi calcolare l'1% di interessi. Questo vale solo se sei in contabilità trimestrale, perché chi è in contabilità mensile già non lo calcola. Inoltre devi anche ricordarti che se hai un credito verso lo Stato, qualunque tipo di credito esso sia, lo puoi usare per compensare il tuo debito dell'acconto dell'IVA. Puoi persino compensare tutto il debito fino ad azzerare il tuo acconto IVA. Però ricordati una cosa, che anche se il tuo F24 finisce a zero, quindi che non devi versare niente, lo dovrai presentare o inviare ugualmente. Te lo dico solo perché molti pensano che siccome che magari l'F24 finisce a zero o è uguale a zero, allora non è da inviare. Cosa succede se non versi l'acconto IVA? Per rimediare a un mancato versamento oppure se sei in ritardo nel versamento, allora dovrai seguire questi passaggi. Dovrai usare il ravvedimento operoso, versando oltre all'acconto dell'IVA, ovviamente, anche una piccola sanzione ridotta del 50% se fai il versamento entro i 90 giorni dalla sua scadenza originale, quindi quella del 27 di dicembre. E poi bisognerà aggiungere anche una piccola percentuale di interessi dello 0,1%. Quindi la sanzione da versare se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza è questa: 0,1% giornaliero e quindi fino a un massimo dell'1,4% se il ravvedimento avviene entro il 14° giorno successivo alla scadenza. 1,5% dell'importo non versato, quindi un decimo del 15%, se il ravvedimento è fatto dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originale del 27 di dicembre. Terzo calcolo è del 1,67% dell'importo non versato, quindi un nono, se il ravvedimento è fatto oltre i 30 giorni, ma comunque entro i 90 giorni. Se invece farai il versamento dopo i 90 giorni dalla sua scadenza originale del 27 di dicembre, allora dovrai calcolare la sanzione in questo modo. Ravvedimento lungo, entro un anno, in questo caso la sanzione è del 3,75%, quindi un ottavo del minimo, che oltre i 90 giorni è del 30%. Ravvedimento biennale per i versamenti fatti entro la scadenza della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo. Ravvedimento lungo per i versamenti fatti oltre un anno e la sanzione sarà del 5%, quindi un sesto del minimo. Prima di terminare il video ti do un ultimo consiglio. Potrai usare il ravvedimento operoso sempre che l'Agenzia delle Entrate non ti abbia già scritto una bella letterina con un avviso bonario o un avviso di accertamento. Grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale di YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet. Così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto! Ciao! Charming to me, I just
this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need it.